Ciao ragazzi e ragazzi, bentornati nel mio canale, benvenuti in un nuovo video! Questo vlog inizia molto tardi perché sono le 3 meno 10, però ho detto ok, facciamo qualcosa di divertente, ovvero vloghiamo! Questa mattina ho fatto pulizie, ho fatto il cambio dell'armadio, ho fatto delle lavatrici, ho sistemato un po' la casa e adesso sto per uscire, sto per andare a fare il regalo a Fabio, ragazze, domani, ovvero oggi, perché quando uscirà questo video sarà il compleanno di Fabio, appunto devo andare a fare il regalo a Fabio e non so cosa fargli, cioè volevo fargli tipo un paio di scarpe perché lui adora tipo le scarpe dell'Adidas e quindi volevo fargli un paio di scarpe. Quindi mi sono preparata per uscire. Poi più tardi andrò in palestra. Poi andrò a fare la spesa. Anzi, no, prima andrò a fare la spesa. Poi vado in palestra, sì. Senza perdere altro tempo, per favore, mi metto il giubbino e andiamo. Vedete tutti quei sacchi? Sono cose che dovrò dare ai poveri, ovvero mettere in quei grossi cesti gialli, perché sono cose che non metto più e quindi basta, ho detto, è arrivato il momento di liberarsene. Comunque io sono pronta, chiudo e andiamo. Olè, in macchina. Ok, basta. Ok, vado. Comunque, come vi dicevo prima, sto andando a fare il regalo a Fabio, però prima passerò dai cinesi perché voglio fargli una sorpresa a Fabio, appunto. Domani mattina mi voglio svegliare prima, ovviamente, tanto io mi sveglio sempre prima di lui perché lui è un dormiglione e voglio addobbare la casa con tutti i palloncini, festoni, insomma, così quando si sveglia c'è tutto addobbato per il suo compleanno, quindi passerò dai cinesi a comprargli tutto il necessario. Ho fatto, però sono triste perché ho ricevuto una bruttissima notizia. Fabio lavora anche domani e dopodomani, perché praticamente non ve l'ho detto, però questa settimana eravamo in ferie sia io che lui, però lui oggi ha dovuto lavorare e adesso abbiamo scoperto che deve lavorare anche domani e dopodomani, quindi lavorerà fino al 10. Comunque ho comprato delle cose per il suo compleanno, però uffa, tutti i miei piani sono andati a rotoli. Va bene, in caso domani, visto che lui non ci sarà, gli preparerò una bella cenetta e addobberò la casa a tema del suo compleanno per la sera. Vabbè, peccato. Però che palle. Vabbè, vi faccio vedere quello che ho comprato. I numerini a palloncino, perché compie 33 anni, se non lo sapevate. Poi ho preso i festoni, buon compleanno. Poi ho preso i palloncini. E poi ho preso dei tovaglioli colorati per la sera. Ok, raga, missione compiuta. Sono a casa e vi faccio vedere cosa ho regalato a Fabio. Allora, vabbè, vi faccio vedere per modo di dire perché è già impacchettato. Qui ci sono due maglie dell'Adidas perché lui è amante delle maglie dell'Adidas. E poi gli ho preso questo gioco. Me l'ha consigliato lì il ragazzo di GameStop. E mi ha detto che, insomma, è un gioco che è piaciuto tantissimo e visto che lui piacciono draghi, cose strane, allora ho detto dai, va bene, proviamo. Anche perché l'ultimo gioco che mi ha regalato e gli è piaciuto tantissimo, ci gioca tantissimo tuttora, quindi diciamo che quei ragazzi, perché non posso prendermi merito perché non l'ho scelto io, gliel'hanno scelto i ragazzi di GameStop, sono bravi, quindi mi fido di loro. Niente, adesso è arrivato il momento per me di fare merenda. Ah, aspettate! Gli voglio fare uno scherzo a Fabio. Praticamente sono andata alla Geox e mi sono fatta regalare una busta perché voglio fargli credere che gli ho regalato un paio di scarpe della Geox. Chi cazzo le compra le scarpe della Geox? E niente, quindi mi farò due risate domani. Gli dirò: dai, amore, ora che ti compri un paio di scarpe normali da vecchio, no? Ora che hai 33 anni. Ok, è arrivato per me il momento di fare merenda e volevo prepararmi un tortino. Tortino con farina d'avena aromatizzata, cheesecake, albume, fragole, latte. Vediamo che ne esce. Allora, prendiamo una bilancia. Mettiamo 30 grammi di farina d'avena, anzi 40, poi ci mettiamo 100 più o meno di albume. No, è finito. Vediamo se ce n'è rimasto ancora un po'. Se lo taglio, sono arrivata a 109 grammi. Scoliamo.
a questo punto ci metto delle fragole. Che se non le mangio oggi le devo buttare praticamente. Un po' di lievito per dolci. Questa cosa mi puzza di epic fail, ragazzi. Non credo che verrà. Ok, ora verso tutto nella padellina. Comunque vi volevo dire che ho aggiunto ancora 10 grammi di farina d'avena perché mi sembrava troppo liquido. Quindi in tutto sono 50 grammi, quindi vediamo cosa viene. Se non viene, ovviamente non rifate questa ricetta. Wow! Però aspetto a cantare vittoria perché non l'ho ancora assaggiato. Vabbè, qui c'è la cesta che ho steso i panni. Adesso assaggiamolo. Voi così non vedete, ecco. No, questa tovaglia non si deve sporcare. Accettabile. Non è una delle cose più buone che ho fatto, però ci può stare. Comunque, raga, alla fine dei conti, questo tortino era buono. Io ho fatto anche un ordine su MyProtein. Ho ordinato burro d'arachidi, due farine, una di teff e una di grano saraceno. E poi ho ordinato le Flav Drops, che mi avete consigliato di prendere per mettere nell'albume. Quindi niente, adesso sono 6:30, vado in palestra. E sì. Ma lei dove la nascondo la busta del regalo di Fabio? Dentro il divano. Dentro il divano. Non ci guarderà mai qua. Ok, adesso mi preparo per andare in palestra. Prendo i vestiti. Ok, raga, io sono pronta. E a dopo. Ciao! Eccomi qua, raga. Sono tornata dalla palestra, si vede per caso? Sono sconvolta, ho fatto gambe, glutei. È stato terribile l'allenamento di oggi. Comunque ora prendo gli aminoacidi, perché ho cominciato anche a prendere gli aminoacidi. E poi vado a farmi una doccia, aspetto Fabio, ceniamo e ci guardiamo Outcast. Conoscete la serie TV Outcast? Io e Fabio ci siamo andati praticamente sotto. È bellissima, cioè tipo una serie TV horror che tipo tratta di esorcismi. Io ne vado matta per questa cosa. Allora, prendiamo questi aminoacidi. Buonasera. Che c'è? Questa è la faccia di una persona che è uscita di casa stamattina alle 7:30 ed è rientrata 10 minuti fa. Sai cosa ti ci vorrebbe adesso? Un cetriolo! Dai, è buono! Dai! Apri la bocca! Dai! No, non lo voglio. Questo è per me, mi dici? Per dire tipo una cosa volgare. Questo è per me, perché è l'ultima verdura rimasta. Domani devo andare a comprare le verdure. Allora, ecco la nostra cena. Ho fatto praticamente un esperimento. Questa è una vellutata di fagioli e grano saraceno. Ci ho aggiunto anche tipo la salsa di pomodoro. E poi che altro? Basta, sì. Dovrebbe essere abbastanza buona. Ah, anche sì, un po' di cipolla. L'ho fatta un po' di giorni fa, poi l'ho messa in congelatore. E adesso che è ora di, insomma, c'è venuta voglia di mangiarla, l'ho messa al microonde a scaldare. Ovviamente l'ho messa a scongelare prima da stamattina. Ecco qua, ci ho messo un po' di prezzemolo, un filo d'olio. L'aspetto non è dei migliori, però a me personalmente piace molto. A te, amore? Beh, no, vabbè. Comunque, la consistenza papposa a me mi piace un sacco. È tipo un porridge di fagioli. Non si aggiunge il sale. Almeno c'è un po' di sapore. No. A me la consistenza papposa mi fa sempre da ricovero ospedaliero. No, vabbè, dai, ci sta, ti spurga. No. Ti spurga l'organismo. A me piacciono le cose più dense. Kyle. Lui è Kyle. Kyle, arriviamo, non fare quella faccia, dai. Stiamo finendo di cenare, arriviamo subito. Kyle. Dai, su. Sorridi un po', Kyle. Cribi. Noi abbiamo mangiato.
E adesso ci mettiamo a vedere la serie TV, però prima consiglio le pagine Instagram. Mi presti il cellulare, per favore, che il mio è in carica, per consigliare le pagine? Allora, questa sera consiglio la pagina di It Well Fit, questa ragazza qua, che ha fatto praticamente un... Guarda che questo pezzo lo lascerò, se si sente il tuo orlotto, io lo lascerò. Giuro che lo lascio. Guarda, giuro che lo lascio. Ma a me non lo futto proprio, quindi fai tu. Dicevo, questa ragazza ha fatto un Wasa Misu con appunto Wasa, Skyr e banana. Cosa vuoi? A noi ci piacciono queste cose. Cosa vuoi? Sarebbe un tiramisù con wasabi e la banana. Wasabi. Ma che ne so, Wasa Misu. Wasabi. Che cazzo ne so, perché si chiama Wasa Misu? Perché è fatto con i wasa, che sono delle fette tipo di... non so, tipo, sono delle fette tipo di pane, di farina, che sono croccanti. Con queste fette? Skyr e banana, sì. Chi è Skyr? Skyr. Ma che cos'è? È uno yogurt greco, mamma mia, tutto gli devo insegnare. Va tanto di moda perché c'ha tante proteine, pochi grassi, ma non sa proprio niente, lo vende la Lidl. Tiramisù, caffè. Mascarpone, crema al mascarpone. Anzi, quello ogni tanto, scusa, però tutti i giorni si può fare un wasabi su. Allora, la seconda pagina che consiglio questa sera è la pagina di Fato Rifator Fit Official. Ah, scusate, lo ripeto perché l'ho detto malissimo. Fator Fit Official, ecco qua. Comunque lo leggete qua il nome. Ha fatto questa mini cheesecake bellissima, una base, vediamo se mi ricordo, fatta con avena, mandorle, semi di chia, tutto tritato, simile a quella che avevo fatto io, soltanto che io non avevo messo i semi di chia e l'uvetta, quindi dovrò provare anche questa versione. Niente ragazzi, questo video si conclude qua, io spero che vi sia piaciuto, nel caso spolliciate, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.